Clamoroso, il sindaco leghista vuole revocare il gemellaggio tra Inzago e Buccino. Uno sgarbo istituzionale, anzi uno scontro diplomatico fra il comune di Inzago, in Lombardia, e il comune di Buccino, accomunati in un gemellaggio storico-politico dalla figura del professore Quintino Divona, trucidato dai nazisti nel 1944. A Inzago, Divona è riconosciuto come un eroe martire. Gli sono intitolate strade, piazze e scuole nella stessa Inzago, a Milano e Buccino. E da sempre viene celebrata la sua figura di attivista politico nonché di studioso e umanista. Quasi naturale quindi il gemellaggio col natio comune di Buccino, che è stato invitato ed accolto dall'amministrazione comunale di Inzago per le celebrazioni della memoria dell'eroe antifascista e che a sua volta ha ospitato in altrettante commemorative occasioni i rappresentanti istituzionali di Inzago. Lo strappo si è avuto quest'anno, quando il sindaco leghista del comune di Inzago, Andrea Fumagalli, eletto a capo di una nuova amministrazione comunale nel 2016, ha dichiarato di voler proporre in consiglio la revoca del gemellaggio per la impossibilità di comunicare con il sindaco Parisi. Niente di più falso, tuona Parisi. L'amministrazione di Inzago ha dimostrato infamia e codardia. Quando nel 2016 si è insediata la nuova amministrazione comunale, parlando al telefono con l'assessore Maderna, mi sono dichiarato disponibile alla manifestazione, ma mi fu risposto che quell'anno non erano sicuri di riuscire a organizzare qualcosa e che sicuramente se ne sarebbe occupato solo l'ANPI di Inzago. Quell'anno particolare furono svolte due manifestazioni, una dell'ANPI e una del Comune, e dal sindaco Fumagalli non vi fu nessun accenno a Buccino, tranne a dire che, nonostante l'invito, nessuno si era presentato. Tornando ad oggi, desta meraviglia questa lamentata impossibilità di comunicare con il sindaco Parisi. Possibile che il primo cittadino si sia reso irreperibile? Probabilmente, attacca Parisi, cercavano un appiglio per fare polemica e revocare il gemellaggio, ma Buccino certamente non lo revocherà. Proporrò quindi al Consiglio Comunale di dare la cittadinanza onoraria al sindaco di Inzago, non come persona, ma come istituzione, chiunque esso sia. Noi rilanciamo ad una evidente inadempienza e mancanza di assunzione di responsabilità. Intanto sarò presente il prossimo 6 settembre a Inzago alla manifestazione organizzata dall'ANPI locale. Al momento non si registra alcun commento né dal sindaco Fumagalli né da qualche altro rappresentante dell'amministrazione di Inzago. Per contro, ovviamente, dai banchi dell'opposizione del comune lombardo si alzano vibrate proteste di fronte alla possibilità di revoca del gemellaggio con Buccino.